Ciao a tutti, finalmente siamo sullo Shinkansen che ci porta a Shin-Osaka ed è bello comodo, la prima volta che lo prendo e c'è tanto sedile, c'è tanto spazio, guardate quanto spazio c'è. Qua ci sono 30 cm almeno. E parlo piano perché devo esitare un po', non farmi sentire dagli altri. C'è abbastanza silenzio. Niente, siamo partiti mezz'oretta fa, abbiamo superato Shin Yokohama, che ci stiamo andando verso le prossime stazioni, ne dovremmo fare 3 o 4 e poi arriviamo a Shin Osaka per le ore 4, vediamo. Sono 3 ore di treno e devo dire che gli Shinkansen sono, a vederli così, sono lì comodi delle nostre frecce, perché appunto sono più larghi, poi hanno i sedili che ruotano tutti verso il senso di dove viaggia il treno, è abbastanza pulito, non c'è niente di rotto, è tutto sano. C'è poco spazio per i bagagli, se uno ha come me e il mio amico il bagaglio, quello da stiva enorme. Ciao a tutti dai Roshishiba 79, bellissima giornata, venite a Tokyo, c'è sole, guardate fuori che sole. Guardate fuori che sole che c'è, una bellissima giornata, praticamente sembra di stare quasi in estate e invece siamo a novembre, è veramente incredibile. Non fa caldo, ci sono 20 gradi fuori, c'è gente in maniche corte e quindi niente, adesso stiamo viaggiando in 300, dovremmo stare su 300 all'ora. Guardate fuori, come tira il treno. Peccato che non si vede quasi nulla, c'è un muretto davanti, però per darmi l'idea di quanto sto viaggiando. Questo è ciò che si vede in questo momento. Erbaccia. Ah, guardate. Ah, vabbè. La condizione d'acqua, togliela. Adesso penso quasi il controllore, quasi non c'è in casa. Io ho visto un video su YouTube dove appunto c'era il controllore che dei biglietti. Adesso vediamo, intanto abbiamo ancora 2 ore di treno abbondanti. Niente, non riesco a farvi vedere il panorama decente. Non lo so, nonostante sull'aereo ho dormito poco, però non lo so, non sono quello sveglio. Ora io faccio che salutarvi come arrivo a Osaka. Guardate,